Ciao, Ciao, ciao. come stai? Bene, Bene, tu come va? Bene, bene, diciamo, sono... in questo periodo bene è un parolone, però sì. Però sì, infatti, potrebbe andare sicuramente peggio, anzi ci sono persone che ancora riescono a tenere i nervi saldi, diciamo. Innanzitutto voglio introdurti e dicevo poco che tu sei Luce Pennisi, hai fatto tante cose nell'ambito del vegan, diciamo, però ci tenevo a sottolineare che non è soltanto non parleremo soltanto di vegan, quindi interesserà anche ad altre persone che magari sono un po' esterne da quello che è quel mondo, però sicuramente molto, molto interessante. Infatti, nel tuo libro, che l'hai scritto tu, ed è uscito nel mese di marzo, però ci sono tante Giusto. ricette di... Ho scelto il mese giusto quest'anno, visto? Esatto. Le ricette però diciamo che non sono le tue, sono invece di No. Alessandra dal Zotto. Sono più di 90 ricette e il libro viene fuori da quelli che sono stati i vostri sacrifici, anni e anni comunque, duro lavoro. Cosa ti senti di dire? Le prime cose che ti vengono in mente del tuo libro? Diciamo che era un progetto che avevo da tantissimo tempo. Poi io, appunto, Alessandra è una delle docenti di Veg Sicilia. Partiamo da Veg Sicilia, che appunto con cui stiamo anche trasmettendo in diretta. È noi la chiamiamo la faccia Veg della Sicilia, ossia la parte della Sicilia che si occupa di tutto quello che riguarda mangiare veg, quindi che non sono solo appunto, soprattutto per un aspetto etico, ma anche per un cibo di qualità. E in 4-5 anni abbiamo fatto corsi, attività, convegni medici, eccetera, e questo ci ha poi portato, quindi Alessandra è una delle docenti, delle chef con cui faccio questi corsi di cucina, diciamo che quella maggiore, la master, diciamo, con cui faccio i maggiori corsi di cucina, e abbiamo pensato di trascrivere, diciamo, la nostra visione della Sicilia in veg, ossia quella Sicilia che è dove appunto il veg, quindi mangiare vegetale, ma con i prodotti del territorio, è possibile, e anche più degli altri posti, perché quello che ci Abbiamo offre la delle nostra. risorse che mancano in altri posti, Esatto. sicuramente. Quello che ci offre la nostra terra è assolutamente tantissimo. Per cui, partendo da un percorso, un viaggio di racconto di quello che significa essere vegan, ma anche quello che significa mangiare sano, mangiare diciamo con tutti i nutrienti, i grani antichi, la canapa, appunto riutilizzare la canapa, e quindi un racconto delle ricette tradizionali, quindi ci sono tante ricette tradizionali, alcune delle quali senza essere appunto rivisitate, perché molte ricette della tradizione siciliana sono naturalmente vegetali, come la caponata piuttosto che il pane consato, a parte diciamo il formaggio, e alcune rivisitate dall'estero della creatività di Alessandra. Per cui è un po' un racconto, c'è tantissima parte di racconto di quello che è la Sicilia da un punto di vista, diciamo dal mio racconto, quello che ho fatto in questi 4-5 anni di Veg Sicilia, proprio per raccontare, per dire che non è andate oltre un po' il pregiudizio, Ecco, no? infatti prima tu hai proprio sottolineato il fatto che è una dieta contenente tutti appunto i nutrienti. L'hai sottolineato perché molto spesso c'è questa credenza diffusa tra le persone che se sei vegano, quindi non mangi la carne, vengono a mancare quelle che sono le proteine. E quindi, insomma, cosa dici? Innanzitutto con che alimenti puoi sostituire le proteine che prendi dalla carne? Con quali altri alimenti, ad esempio, si possono sostituire? Ma ci sono tantissime opzioni. Allora, noi siamo, cioè io e quello che un po' è diventata la filosofia di Veg Sicilia, parto dal presupposto che
tutto ciò che sa di sostituzione non va bene, nel senso che ci sono degli elementi che in natura hanno le proteine, che non sono assolutamente animali, tra cui legumi, mandorle, tutta la frutta secca, tutti i legumi, diciamo che sono quelli più semplici, ma le proteine le possiamo trovare anche nei cereali, li possiamo trovare anche nella pasta, nel glutine. In realtà c'è stato un po' il mito, no, di queste proteine, che se non ce le abbiamo moriamo, e in realtà è soltanto una situazione Anche un di po' di disinformazione anche generale, Esatto. nel senso perché magari si ha paura che anche un ragazzo in fase di crescita, ad esempio, non possa assumere tutte le proteine, eccetera. Ma in verità, come dici tu, sostituendo, l'importante è integrare quello che non vai a mangiare. Ma così anche quando uno ha, ad esempio, un'intolleranza oppure un'allergia, si va a sostituire quello che è il nutriente mancante, diciamo. Sì, diciamo che io dico sempre che la malnutrizione è una scelta, ma può essere una scelta in più o una scelta in meno. Nel senso, non mangiare determinati alimenti a volte non è detto che porti a una carenza, anzi, può portare a una carenza anche mangiare tutti gli alimenti e strafare solo Esatto, di di uno. alcuni e non di Esatto. altri. Il problema è quello che racconta un po' il libro, è quello un po' di ritornare indietro, nel senso che il valore che i nostri nonni davano al cibo non è il valore che noi diamo. Per noi il cibo è quasi una sorta di giochino, no? Passatempo. Non ho niente da fare, vado a fare merenda. Esatto. Quasi una colmare dei vuoti, infatti molte dipendenze sono del cibo, vuoti diciamo fisici, anche perché lo zucchero provoca dipendenza, e lo zucchero tra l'altro non c'è solo nella bustina di zucchero, ma lo zucchero non c'è solo nei dolci, lo zucchero c'è nella pasta, nel pane, eccetera. Però dire, ovviamente non si deve diciamo, dissacrare gli alimenti cardine, ovviamente tutto deve essere fatto con equilibrio fondamentalmente. Quindi se io mangio bene e un po' di tutto rispetto alla bevanda vegetale, ovviamente nel nostro caso, è un po' l'abuso quello che ci ha portato a considerare il cibo in un certo modo e non più come quasi come un compenso di lavoro, perché la pagnotta era quello che ti Esatto. meritava una giornata di lavoro. Il cibo, appunto, è la cosa importante, è che un po' alcuni affibbiano, no, alla cucina vegana, al mondo vegano, è quella della tristezza, ossia del cucinare triste, la chiamano la cucina, la scelta del togli questo, togli quell'altro e sei diventata vegana. In realtà non è così, ma bensì ti permette di riscoprire tanti, tanti, tanti altri sapori che un po' aveva perso, perché molte cose. La cucina a cui eravamo abituati, cioè ero abituata io e siamo abituati tutti, fondamentalmente è quella che copre un po' tutto con formaggio, eccetera. Quindi il concetto di veganesimo applicato soprattutto al cibo di qualità, insomma, alla territorialità e al chilometro zero, ha un valore in più Esatto, rispetto. infatti si parlava anche di non solo appunto di questo, delle ricette e basta, ma come dicevi poco fa, anche dell'agricoltura, dell'economia, del chilometro zero, che sono tutte cose che forse stanno ritornando nuovamente ad essere scoperte nell'ultimo periodo, perché come dici tu, si puntava sempre a curare poco quello che la Sicilia potesse offrire comunque, a parte anche il grano, come parlavamo prima. Il grano soprattutto
è una risorsa preziosa, credo, non ricordo in quale cultura forse venisse paragonata all'oro, adesso non ricordo, però proprio perché è preziosa sin dai tempi, praticamente degli antichi, si può dire. Quindi. Assolutamente sì, non a caso diciamo, il colore del grano è simile all'oro. In realtà, appunto, il pane rappresenta un alimento importante, no? Un alimento quasi un po' la vincita dell'uomo, l'utilizzo del fuoco, della fermentazione, quindi del cibo rappresenta anche simbolicamente tanto altro il pane. Quindi in realtà ci siamo un po' distaccati, no? Discostati da quello che era un po' il significato del cibo, quindi anche il gusto, il cibo è anche gusto, il cibo è anche tantissime, ovviamente un qualcosa che non è buono, non è buono. Assolutamente. Una delle cose più divertenti che diciamo è appunto che il cibo o è buono, senza con la U, o non è buono. Se non è buono, è buono. Può essere onnivoro, può essere vegano, può essere in generale. Quindi non ci deve essere in generale differenza tra cibo vegano e cibo non vegano. Il cibo deve essere buono. Quindi questo è diciamo lo scopo di una cucina vegetale, lo scopo anche delle ricette, di quello che fondamentalmente parla il libro, di riscoprire la tradizione siciliana rivisitata in chiave vegetale. Ecco, Questo è. questo potrebbe essere sicuramente un buon inizio anche per chi magari vuole approcciarsi magari con la cucina vegana, però bisogna prima sconfiggere tutti i falsi miti che uno se decide di essere vegano inizia a fare la fame, tra virgolette, come dicevamo fa, quindi dall'informazione sicuramente si potrà anche cambiare alimentazione, anche perché, come dicevi tu, è l'equilibrio la cosa importante, ma così come in una dieta mediterranea, così come in qualsiasi dieta, per cui non vengono a mancare sicuramente dei nutrienti se vengono sostituiti. E anche la fortuna di avere un territorio ricco di vegetali, di frutta e verdura, che in altri posti sicuramente potrebbe essere un po' più complicato essere vegani o no. Certo, perché comunque anche in generale, diciamo, la verdura, se biologica è meglio, se di stagione è ancora meglio, perché una delle cose che sono state dette anche nelle dirette fatte con Veg Sicilia, i medici, eccetera, è quello di che la stagionalità rappresenta una condizione sine qua non per acquisire i nutrienti dell'alimento, ossia se il pomodoro cresce a giugno-luglio, c'è un motivo per cui cresce a giugno-luglio e quindi io mangiando il pomodoro a giugno-luglio prenderò i nutrienti che mi servono da quell'alimento. Quindi è tutta una questione di un po' riabituarci perché diciamo la nostra generazione e quella dei nostri genitori ha dimenticato questa abitudine di conoscere la stagionalità, conoscere le verdure, conoscere anche i nutrienti delle verdure, perché per esempio i nostri nonni sapevano che le spinaci servivano per questa cosa, la cucina, la cicoria serviva per come quasi come un medicinale. Quindi i nostri genitori l'hanno imparato, ma nel tempo l'hanno dimenticato poi. E quindi Questo è questa è vero, la. dipende dal, sono tanti i fattori che poi influiscono su questa cosa, innanzitutto anche la società stessa, il fatto che la globalizzazione stessa, mettiamola così, il fatto anche che i fast food sono arrivati fin qui, o in generale ogni periodo storico ha avuto le mode anche per quanto riguarda la cucina, adesso saranno già diversi anni che comunque la cucina vegana è entrata a far parte della cucina di molti italiani, Grazie.
Ci sono ovviamente chi poi torna alle origini, magari non mangiando lo stesso quantitativo di proteine che faceva in precedenza, però magari non riusciva a non mangiare il formaggio, eccetera. Poi lì è molto, molto soggettivo, però esistono anche degli alimenti simili ai formaggi, Sì, ad esempio quale? il tofu è una sorta di ricotta, nasce, deriva dalla fermentazione della soia. La soia è un legume, quindi da questa fermentazione si aumenta quello che è la parte proteica del legume. Ovviamente la soia è sempre da prendere, diciamo, tra virgolette. Si possono fare tantissime, ricette, tra cui semplicissima è la ricotta di mandorla dalle mandorle con passaggi veramente semplicissimi, tipo lasciare a mollo le mandorle, tritarle se avete un estrattore. I nostri nonni avevano il fazzoletto alimentare, che era quello dove tu mettevi tutto e facevi, diciamo, facevi far passare il liquido aggiungendo l'acqua. Dal latte di mandorla che si può ricavare. E questo poi possiamo anche metterlo, poi diamo la ricetta con il link anche sulla vostra pagina. Ma è veramente semplice, si ricava dal latte di mandorle e si fa fermentare con qualcosa che abbia acido citrico, quindi che può essere l'aceto o può essere il limone. Da qui si fa fermentare e poi si fa la ricotta di mandorle. È veramente semplice, bisogna solo aspettare i tempi per far fermentare determinate cose. La mandorla, per esempio, i latti, i formaggi possono derivare da due alimenti, la soia e la mandorla, perché hanno una parte grassa molto, molto importante, sia la mandorla che la soia, e questo permette di far cagliare, diciamo, anche il formaggio vegetale, come il formaggio normale. Quindi l'idea è, il libro è rivolto soprattutto agli onnivori, quindi anche a te, a tutti gli altri, a tutti gli amici di Pop-Up, per capire che bisogna anche andare agli amici. Bisogna andare oltre i pregiudizi, come dicevi proprio prima, e capire come semplicemente, in modo veloce, con ingredienti del territorio, è semplice cucinare vegano, vegetale, vegano magari è una parola che a volte spaventa. Ancora è legato a quel repertorio semantico Esatto. di certe cose, quindi Esatto. richiama alla mente dei preconcetti, ecco. Però ad esempio io posso personalmente mangio veramente di tutto e sono molto curiosa nello scoprire quelli che potrebbero essere altri alimenti o comunque altri modi di mangiare e cucinare. Quindi l'unica cosa è che giustamente delle volte non si sanno fare gli accoppiamenti giusti, magari poi uno gli viene fame subito dopo, magari non so, forse all'inizio è strano, forse bisogna abituarsi ancora. Sì, è tutto. Allora, cambiare le abitudini delle persone è difficile. Poi c'è anche da dire che molti vegani sono un po' aggressivi, nel senso che c'è molta aggressività e molta tendenza a far valere la propria verità rispetto a tutto il resto. Quando l'etica, io penso sempre che l'etica non si insegna, non puoi insegnare a qualcuno di soffrire alla vista di un animale che soffre. E quindi, diciamo, anche il concetto, un po' lo scopo di Veg Sicilia è andare, diciamo, se il Oltre. portone è chiuso, passare dalla finestra, cioè far capire che una cucina senza derivati animali e senza animali può essere gustosa, nutriente e soprattutto si avvicina tantissimo a quello che è la nostra Quella tradizione mediterranea, diciamo. mediterranea.
Assolutamente, i legumi, i cereali. Il problema è anche che no, molti sono, non so, oggi c'è più conoscenza. Sì. Oggi si mangia la quinoa, che prima, almeno fino a 6 a 7 anni fa, nessuno conosceva. Diciamo che le uniche cose che si conoscevano erano pasta, che non si sapeva neanche che derivava dal grano, e riso. O non so se tu conoscevi cereali oltre queste No, due cose. il primo che si è scoperto è stato quello integrale, penso che mia sorella abbia fatto gli stessi step, prima integrale, poi insomma, Poi sì. riso nero, poi riso rosso, poi c'è Esatto. stata la quinoa che ha fatto, anzi, poi prima del riso nero e rosso c'è stato l'orzo, Oggi è il caro. farro, non so. Quindi c'è stata, cioè, oggi c'è tanta conoscenza e tanta anche voglia, poi soprattutto in questi 40 giorni che siamo rimasti, forse cioè, che diventeranno anche 60, e che molte ho visto tantissime post, pane, hanno fatto di tutto. Sì, tutto, E in realtà il fatto della cucina vegetale, quindi il fatto che comunque non puoi utilizzare determinati alimenti, ti porta a scoprirne altri che sono, diciamo, di una tradizione. Per esempio, il farro, si pensa che arrivi da chissà dove il farro. Noi abbiamo una lunga tradizione di farro. Il grano per Ciasacchi è un farro lungo. Il sì. nostro farro lungo, da cui appunto abbiamo fatto, da cui poi è nato il farro, si chiamava appunto perciasacchi perché perciava i sacchi di quanto perché era più lungo degli altri chicchi. Quindi abbiamo una tradizione e possiamo veramente Vivere fare. sani anche soprattutto, perché quella è anche la cosa importante. Condurre uno stile di vita sano con quello che mangi, perché siamo ciò che mangiamo. Assolutamente, che poi alla fine sano fino a un certo punto, perché cioè, io il bicchiere di vino lo bevo, cioè, nel senso che io penso che dobbiamo contestualizzare tutto al momento storico in cui viviamo. Noi viviamo in un momento fatto di tecnologia, viviamo in un momento in cui, stando a casa, possiamo anche parlarci e trasmettere in questo appunto macchina infernale che si chiama Instagram. E allo stesso tempo, però, possiamo anche tornare. Abbiamo la possibilità di essere in un'era che diciamo, ci dà tanti comfort, ma allo stesso tempo possiamo permetterci il lusso di tornare indietro, di mangiare gli alimenti dei nostri nonni, di mangiare, che molti dicono che mangiare vegano, mangiare biologico si spende di più. Ma se noi veramente. Proprio chiedertelo perché molti vanno a parare su quella scusa, diciamo. Tu cosa pensi? Cosa Allora, dici? io penso assolutamente no, perché facendo proprio due calcoli veloci, noi in media l'italiano compra uno o due caffè, acquisti, beve due al bar al giorno, quindi che sono in media 2 euro al giorno. Con quei 2 euro potrebbero mangiare 3 persone con una pasta di grani antichi, per esempio, giusto? Per dirti, se si paragonasse, se si riuscisse a capire che se noi mangiassimo la quantità giusta che serve al nostro organismo, ovviamente con ogni qualche eccezione, ovviamente noi a Natale, a Pasqua non è che possiamo mangiare poco per noi, soprattutto in Sicilia. Ma se noi mangiassimo quello che in realtà ci servisse, e se è della pasta di Timidia, di grani antichi, poi ovviamente deve essere vera, una pasta di Timidia vera, perché ormai escono fuori tanta roba che non è vera, e la mangiassi nella quantità che mi serve, in quella, diciamo, riesco a mangiare la quantità che mi serve e quindi risparmiare quella che mangio in più, che di solito mangio 200 grammi di pasta. Sì.
Diciamo che la questione è che se riuscissimo a equilibrare la nostra dieta, almeno a casa, non dico fuori, eccetera, ma almeno a casa, e riusciremo a comprare qualità, la qualità ci porterebbe assolutamente a mangiare sano, a stare meno male e tutto il resto, e quindi a comprare meno farmaci. Ma questo è tutto una caduta, una cascata, diciamo, è tutto una sorta di domino, no? In realtà. E poi Sì, come? avevo solo una curiosità, avevo una curiosità. Io vorrei sapere il tuo mutamento, chiamiamolo così, la tua metamorfosi da onnivora a vegana. Quando è avvenuto e soprattutto come è cambiato, cioè come ti sei sentita tu, diciamo. Allora, io all'inizio ero uno di quelle vegane tipo pazze, esaurite. Sì, fanatiche, eccetera, eccetera. La mia è stata un percorso graduale perché è nata da una scelta etica, e quindi inizialmente non ho mangiato la carne. Poi però mangiavo il pesce, non amavo tantissimo il pesce. Prescindere anche prima ne consumavi molto. Sì. Però in realtà ho mangiato, cioè lo mangiavo veramente, veramente poco. Poi ho cominciato e mangiavo il sushi più che altro. Poi ho tolto anche quello piano piano e per 2 anni sono stata vegetariana. In realtà inconsapevole, perché non è che comprendevo benissimo quello che mangiavo e quello che non mangiavo. E quindi essendo un amante dei formaggi, anche da quelli più puzzolenti a quelli non puzzolenti, li ho mangiati, cioè ho riversato, diciamo, la mia, soprattutto quando si usciva, perché comunque 8-9 anni fa non erano, al massimo ti potevano portare qualcosa di vegetariano. È vero, c'era anche questo lato negativo per i vegani, ecco, che andavi fuori e poverino, eri l'unico del tavolo che. E quindi alla fine mi riversavo più sui formaggi. Quindi è stata una dieta che inizialmente mi ha portato dei benefici, però poi non l'ho saputa gestire bene. E quindi questo mi ha portato poi dei problemi interni, eccetera. Ho fatto delle analisi ma a un certo punto ho deciso, poi ho anche approfondito tante cose, ho letto diverse. Ho visto diversi documentari e questo mi ha poi portato, ho tolto completamente formaggi anche per una prova relativa al latte, al lattosio, perché io ero intollerante al lattosio, e questo mi ha portato proprio a fare il boom all'inizio fisico, che stavo veramente bene. E per 2 anni, cosa che io mi ammalavo sempre. Per 2 anni non mi sono mai ammalata, ma significa mai ammalata per i primi 2 anni, significa che non ho mai avuto raffreddore, non ho mai ho avuto la tosse. Poi ovviamente, diciamo, il mio corpo ha cominciato a espellere tutto quello che erano le tossine, no? Perché accumulando proteine animali rischiamo, tra virgolette, di più diciamo, a creare un ambiente acido all'interno del nostro corpo, e questo può provocare dalla banale colite alla banale gastrite a qualcos'altro di più serio. Quindi poi sono andata, diciamo, sono diventata, sono stata, sono andata in diversi convegni, seminari in giro per l'Italia. E da lì poi è scattata questa cosa di Veg Sicilia, che appunto si chiama Veg Sicilia perché appunto è il Veg in Sicilia, ed è legata anche a molte aziende agricole della Sicilia, aziende soprattutto piccole, a conduzione familiare, che rispettano la natura, quindi che si prodigano per un'agricoltura pulita. Che sono biologiche o che diciamo, attuano un'agricoltura sinergica o integrata, e che portano appunto avanti una filosofia diversa, nel senso che essere vegane significa mangiarsi la verdura, nel senso mangiarsi la bieta buona, la bieta di qualità,
mangiarsi il grano di qualità, il pane di qualità, i legumi di qualità, che quella qualità non significa associata sempre al biologico. Sì, a livello anche come dicevi prima, stagionalità e tutte le cose. Esatto. E tra queste ci sono, abbiamo creato poi negli anni una sorta di circuito che permette ai soci di poi avere degli sconti all'interno dei ristoranti, eccetera. E abbiamo creato un circuito che con circa 10-12 aziende, chi fa la pasta, la farina di Maiorca, Timilia, i ceci, i legumi, chi fa la farina di Perciasacchi, quindi la pasta con la Perciasacchi, chi fa tutto il bio fresco, quindi dal pomodorino al... Quindi abbiamo creato una cosa dove è possibile, tra virgolette, mangiare, cioè ognuno rappresenta una parte della Una parte veganesimo. della dieta vegana si potrebbe dire, Esatto. ognuno con ci si dà anche una mano tra local, diciamo, a mantenere anche quella Esatto. che è una tradizione alimentare, ma che poi si riversa in quella culinaria, ovvero proprio i commensali, il momento della cucina, cose che un po' si sono perse effettivamente, però è bello che si torni anche a quelle che sono le nostre origini, anche in quanto popolo. Quindi è bello toccare questi punti che sono tutti presenti nel tuo libro, perché non si ferma lì, per chi si fosse collegato adesso, diciamo, non si ferma lì alle ricette semplicemente vegane e basta, ma c'è tutto un excursus, possiamo dire, storico di quello che è stato. E di Sì, quello che perché comunque ormai le ricette vegane, in generale le ricette te le tirano dietro, anche se non le vuoi. Quindi non è appunto solo questo, è un... Ora io posso prendere anche, che ne so, è un macco di fave, zucca e finocchietto, che è una cosa che abbiamo sempre fatto, ma ritrovarlo con fette di pane in agrodolce, sono comunque ricette che ricordano la tradizione. Carciofi in crema di pistacchio, fagioli con locche e fagioli cusurucciari, gnocchetti di farina di cecinelli, cioè tutto che riguarda, diciamo che chiunque, onnivori e non. vegani, possono assolutamente mangiare la ricotta vegetale, il risotto ai fichi d'India. E la cosa che è bella è che le aziende con cui abbiamo fatto, che fanno parte del circuito, ci hanno dato i loro prodotti, quindi abbiamo prodotto, cioè abbiamo fatto anche, cercato di fare con i loro prodotti le ricette in qualche modo, non tutti ovviamente, perché non Certo, tutti. però è bello, è un buon modo per darsi una mano, cioè è un modo Sì, molto infatti è creato proprio per dare, perché diciamo, l'attività principale di Veg Sicilia sono i corsi. All'interno dei corsi noi portiamo i produttori, per cui facciamo conoscere la faccia di queste persone che, diciamo, a conduzione familiare, o anche qualcuno, non tutti sono a conduzione familiare, però comunque sono persone che credono e mettono passione, e quindi diciamo, produrre il cibo ci vuole coraggio, e beh, certo, perché il una cibo responsabilità. è una responsabilità, è medicina, quindi bisogna essere, diciamo, è come quando si entra in una casa in affitto. Beh, un buon padre di famiglia, bisogna avere diciamo, la correttezza di un buon padre di famiglia per poter produrre un cibo che non abbia pesticidi, che non abbia veleni, che sia assolutamente curato e diciamo, scelto per la qualità e non per la quantità, e quindi è importante anche questo. Più ci si industrializza e più questo si perde. Quindi Certo. cerchiamo sempre No, no, qualcosa. dicevo prima, mi scrivevano se potessi fare vedere il libro, Sì. così anche. Comunque possono tutti trovare le informazioni che cercano sulla pagina da cui sei Sì, il adesso libro si può ordinare su Amazon, su IBS, sulla Feltrinelli. Si può andare alla Feltrinelli, così si ha la scusa. in.
di uscire di casa Eh. e quindi Comunque sia, tu sei per ogni informazione, anche per se qualcuno avesse anche qualcos'altro da chiedere, da approfondire, insomma, possono tranquillamente scriverti a quelli che sono i tuoi contatti o anche alla pagina certo. stessa da cui sei Sì, tra adesso. l'altro questa diretta sta andando anche sulla pagina Veg Sicilia su Facebook, quindi poi chi la vuole vedere sulla pagina la vedrà anche sulla pagina. E invece con tutto Pop-Up e Sara abbiamo in mente di Sì, in teoria ce prima ti l'abbiamo. salutavano, non volevo interromperti, però prima ci salutavano poco fa. Sì, ho visto. Quello di fare appunto uno dei pop-up sperando che diciamo questa situazione disastrosa finisca prima, diciamo almeno il 4 maggio, veramente il 4 maggio, e E quindi di fare fare qualcosa. un pop-up veg, quindi food, un pop-up, una versione food con cibo, food, street food vegano, e di farlo insieme. Quindi Certo, l'idea e è poi sarebbe questa. carino per anche far conoscere quelle che sono magari delle ricette particolari, far avvicinare le persone a questa cultura, diciamo, anche se prima volevo, mentre parlavi, mi è venuta in mente proprio una cosa, ovvero i pregiudizi, come dicevamo prima, che sono legati a questa alimentazione, a questo modo di vivere, possiamo anche definirlo. Poi ho pensato che molte volte il problema è etichettare, diciamo, le cose, ovvero io da oggi sono vegana, ad esempio. Sì, ok. Questo molte volte è il problema fondamentalmente, perché non bisogna per forza etichettare le cose, quando magari in verità può essere semplicemente un modo di cucinare, un modo di vivere tranquillamente quello che è il cibo e il rapporto che si ha con il cibo, ad esempio. Quindi sarebbe anche bello per questo, per iniziare a far familiarizzare gli altri con questo stile di vita. Sì, diciamo che io dico sempre che la cucina vegana include, è una questione di insieme. La cucina vegana può essere mangiata dagli onnivori, dai vegetariani, eccetera. Il contrario non è possibile. Per cui è giusto, secondo me è anche, ma oggi siamo molto avanti in questo, poter iniziare a un percorso che significa appunto non diventare da un giorno all'altro perché è impossibile e soprattutto è anche diciamo Anche anti a livello fisico, esatto. ecco. Da un giorno all'altro non mangiare determinati alimenti, se li hai mangiati per 30 anni, 40 anni, eccetera, non ha senso. Per cui fare un percorso, perché anche lì diventare vegane è un percorso capire cosa stai andando a fare, perché se 10 anni fa, 8 anni fa, io non avevo idea di quello che era il cibo, mangiavo per mangiare, nel senso che oggi diciamo mangio perché poi ho fatto comunque un corso di autobiologia, cioè segnavo tutto quello che mangiavo e tutto quello che facevo all'interno, diciamo, di una giornata per capire anche come assumevo quel cibo, cosa mi faceva, cosa non mi faceva, se mi faceva bene, se mi faceva male. E quindi questo ti porta ad avere un rapporto, come dicevi tu, col cibo diverso, assolutamente diverso. Ciò non significa che devo andare a mangiare fuori, non mi mangio le patatine fritte, so che fanno male, ma me le mangio. Se mi devo bere un bicchiere di vino, lo prendo. Questo non significa, appunto, non significa. In casa è quello che noi possiamo fare appunto da casa, è come dici tu, avere un bel rapporto con il cibo, dove quel momento non deve diventare un momento di angoscia, quando magari andiamo a mangiare Esatto. cibi che non vogliamo mangiare o ci fanno stare male, ma non sappiamo perché, perché appunto magari per 20 anni li abbiamo mangiati e poi il nostro fisico magari non li digerisce più o qualcosa.
sì, crescendo solitamente, ma vengono a mancare degli enzimi poi, come succede sempre Certo, i latticini. assolutamente. Poi la cosa che in realtà si capisce, cioè riusciamo a capire la differenza, che ci sono state in uno dei convegni che abbiamo fatto circa 2 anni fa a Catania, e parlava una mamma vegana, cioè una mamma vegana con un figlio di 5 anni vegano, che diceva che la merenda da lui preferito era l'hummus di ceci. Cioè, nel senso, i figli ereditano le abitudini alimentari dei genitori, oltre alcune, diciamo, la genetica esiste, ma si ereditano le abitudini alimentari, per cui quello che mangia papà e mamma lo mangio io, uno perché mi può piacere, un altro perché voglio emulare. E quindi in questo senso, se noi a un bambino da un anno, dallo svezzamento in poi, iniziassimo a fare mangiare l'hummus di ceci, l'hummus di lenticchie, il bambino, I cibi che si esatto, il bambino riconosce a 6 mesi solo il salato e il dolce. Questo non riconosce se è buono, se è raffinato, se sa di menta, se sa di limone. Riconosce l'acido anche, se è troppo acido. Infatti, se a un bambino fai assaggiare un pezzo di limone, Sì, comincia a. pensavo proprio a quell'immagine E quindi se è un bambino diciamo, inizia a svezzarlo con il passato di lenticchie, che poi è un passato l'hummus, no? Passato di hummus, piuttosto che inizia a fare assaggiare il bambino a 5 anni, 6 anni, avrà come merenda preferita l'hummus, avrà come merenda preferita un'altra cosa, ovviamente. La merendina, quello, quell'altro fanno gola a tutti, sanno di dolce, in qualche modo attirano. Quindi. Certo, infatti tu non dici che quelli non vanno più mangiati, quelli sono delle piccole, sì, secondo me sono buone anche a livello non emotivo, mentale, diciamo, delle sorte di Fisico, sì. ricompense, esatto, però ovviamente sempre con moderazione, cioè è questa la chiave di tutte le cose, l'equilibrio, Esatto. non è quel volta a Infatti, settimana. diciamo, l'esagerazione da un lato o dall'altro è quello che secondo me va evitato, perché sennò in generale non si vive la vita. Quindi, io non so, cioè, io sono una vegana non salutista, nel senso che non decido di non mangiare determinate cose. Perché non sono salutari? Perché l'80% del nostro cibo non è salutare. Dovremmo mangiare crudo sempre e non dovremmo mangiare la pasta, non dovremmo mangiare le farine, non dovremmo mangiare talmente tante di quelle cose che, diciamo, che sarebbe veramente impossibile. Ma fare, come dicevamo prima, un conto di a casa cercare di mangiare bene. Con qualcosa di non esagerato a livello di calorico, grassi, eccetera, perché comunque anche vegani possono mangiare, cioè la Coca-Cola è vegana, per dirti. Certo, come dici tu, appunto è la moderazione che se ne fa, è sentire il bisogno reale del corpo che Esatto. richiede il cibo, non il passatempo perché mi sto Oppure, annoiando. sì, oppure lo zucchero che dopo un po'. Cioè, se tu mangi tanto pane, dopo un po', diciamo, quel processo finisce, lo assimili subito e dopo pochissimo, entro massimo un'ora e mezza, ti viene subito fame. E Esatto. quindi e lì diventa dipendenza. Quindi non è più un bisogno effettivo del nostro corpo, un bisogno fisiologico, tra virgolette, del nostro corpo. Bene, io penso che abbiamo trattato questo Sì. argomento sotto tutti i punti. Infatti abbiamo anche un po' sforato con l'orario, però non fa nulla perché sono dei concetti molto interessanti, soprattutto nella società di oggi. Quindi per chiunque volesse più informazioni, innanzitutto può contattarti nella pagina e poi ricordiamo il nome del libro. E se vuoi farlo anche rivedere, magari per chi segue il Mettere anche la faccia. blog. Bene, Sicilian Bag, perfetto. Va Un'isola. bene? Sì. Ok, Avvocato, questi sono spaghetti di Sicilia. Va quelli di cui parlavi poco fa. Va bene, bene, Lucia. grazie mille Ti ringrazio.
per la No, diretta. grazie a te per essere stata con noi e poi ero anche felice di poter parlare con te perché sono cose che comunque mi interessano sempre, quindi per Vabbè, questo. se tu vai sul sito vegosigia.it ci sono tantissime ricette facilissime da fare, a Bene, portata di grazie tutti. allora. Va bene? Buon lavoro Grazie. allora. Ciao Ciao. Sara. Ciao. Ciao.